sono Ezio Menna, sono titolare dell'azienda STEM Technology. Diciamo che l'azienda è nata nell'86 e insieme ad altri collaboratori, altri soci, e l'intento di questa azienda è stata fin dall'inizio quella di realizzare sistemi per ridurre le vibrazioni durante il trasporto in ambulanza, ridurre le sollecitazioni trasmesse alla barella durante il trasporto in ambulanza. Allora, parliamo un attimo della situazione, della realtà, della tecnica, diciamo, delle nostre ambulanze, come si raffigura. Cioè, l'ambulanza, per questioni di spazi e di dimensioni, viene ricavata obbligatoriamente da un veicolo commerciale. I veicoli commerciali sono dei furgoni nati per il trasporto di merci, quindi con delle sospensioni fatte per il trasporto di merci. Quindi considerate che se il parco dei veicoli commerciali in Europa può essere di circa oltre 200.000 veicoli, quelli utilizzati per essere trasformati in ambulanza possono essere circa 10.000, quindi un 5%. Quindi nessuna casa automobilistica interessa sviluppare un'ambulanza nata, un veicolo nato solo per fare ambulanza. Quindi diciamo si cerca di adattare questi veicoli nel migliore dei modi, però rimane l'aspetto delle sospensioni, l'aspetto più critico, diciamo, da risolvere. Quindi come sono fatte le sospensioni del veicolo? Cioè, allora voi immaginate questo furgone appoggiato su delle sospensioni e la nostra barella normalmente è fissata sul pavimento di questo veicolo, che può essere interposto un supporto fisso, un sistema fisso, però se non è ammortizzato, è comunque, non prendiamo tutte quelle che sono le sollecitazioni che arrivano dalla spada. Quindi le sospensioni normalmente nelle nostre ambulanze, ma in quasi tutte le ambulanze, al 99% sono realizzate col sistema classico balestra. La balestra è il sistema più sicuro, diciamo, più robusto, è più efficace e più semplice, che esiste fin dal tempo delle carrozze e tirate con i cavalli, si può dire, che al giorno d'oggi è ottimizzato naturalmente con l'ausilio di ammortizzatori particolari e, diciamo, tarature particolari, però comunque rimane sempre un sistema abbastanza, diciamo, non dico rudimentale, ma quasi. Quindi sono fatte per reggere i carichi, per sopportare delle sollecitazioni importanti. Quindi quando un camion, un veicolo viaggia con delle buche in una strada, insomma, la sospensione riceve delle sollecitazioni importantissime. Quindi è importante che abbia comunque un concetto meccanico molto robusto. Naturalmente a livello di comfort non è la priorità normalmente in questo tipo di sospensione. Sostituire le balestre si può, ma abbiamo sempre delle balestre, possiamo avere delle balestre più morbide, però sono sempre delle balestre. Ci sono altre soluzioni in circolo. Ci sono delle sospensioni d'aria, a volte vengono proposte delle sospensioni aggiuntive come dei cuscini d'aria interposti tra la balestra e la sospensione e il telaio del veicolo. Oppure addirittura esclusivamente sospensioni di tipo pneumatico. In questo caso vengono usate soprattutto per compensare il carico, che molte volte è al limite. Nelle ambulanze, voi sapete benissimo che ormai con le nuove normative, con il limite di 35 quintali, è difficile molte volte rientrare questi 35 quintali con i passeggeri, dotazioni e attrezzature. Quindi a volte si usano questi sistemi che però cosa fanno? Risollevano l'ambulanza, ma induriscono ulteriormente la sospensione, perché immettiamo un elemento elastico aggiuntivo che quindi diciamo riduce il comfort, migliora quello che può essere la guidabilità del veicolo, perché non dimentichiamo che la sospensione rigida è comunque migliore di una sospensione morbida per una
efficacia e tenuta di strada. Quindi questo è un altro motivo per cui sulle sospensioni del veicolo molte volte non si possono adottare delle soluzioni estremamente confortevoli, perché su un veicolo commerciale che ha una certa altezza poi il fatto di stabilità potrebbero comportare delle problematiche di tenuta di strada e soprattutto in condizioni di manovre critiche. Quindi tutte queste soluzioni alla fine palliative, diciamo che meno di seguito una sospensione ad aria sono più confortevole, non sempre è così, quasi mai è così. Quindi più dura la sospensione, peggiore il comfort. Quindi a questo punto la Stem cosa ha fatto, cosa ha pensato? Ha pensato di realizzare un qualche cosa che slegasse la realtà della tecnologia delle sospensioni dei veicoli commerciali, che diciamo tutti gli anni c'è un veicolo nuovo che esce, quindi ogni casa automobilistica ha le sue scelte, le sue direttive, quindi era importante trovare una soluzione che potesse essere installata su tutti i veicoli e che comunque si adattasse a quello che è la situazione del comfort originale del veicolo e alla condizione di equilibrio del veicolo. Quindi questo è lo schema di uno dei nostri supporti ammortizzati con sospensione idropneumatica. Questa è la struttura, diciamo, dell'Eden. L'Eden è un modello che è stato progettato all'inizio dell'anno, intorno al 2000-2002, e che diciamo si conferma ancora uno dei migliori dispositivi circolanti su strada. Questo sistema, in questo caso, vediamo in che modo gradi di libertà del piano superiore, che è il piano di appoggio della barella, rispetto alla base. In realtà la situazione è un po' invertita. Diciamo che la parte superiore è quella che tende a stare più ferma ed è la base invece che si muove per effetto delle sollecitazioni. Questo movimento, diciamo che in questo modo la sospensione utilizza un sistema di sospensione idropneumatica. Cosa vuol dire? Che è un abbinamento tra olio e gas. Il gas ha la funzione di fare un effetto elastico e l'olio quello di smorzare le oscillazioni. Quindi noi possiamo comprimere più o meno il gas in modo da compensare l'effettivo peso che andiamo a trasportare. Quindi noi possiamo avere una capacità di ammortizzazione che va per pesi che vanno da 0 a 300 kg, quindi possiamo pensare a un trasporto pediatrico, quindi senza incubatrice, che quindi può essere un peso molto, molto limitato, diciamo, di un bambino, fino a 300 kg, che vuol dire che possiamo trasportare fino alle cariche di persone obese. E questo in automatico viene fatto, al momento dell'attivazione della sospensione in automatico viene fatta la taratura del peso e quindi uno non deve pensare a nulla, solo schiacciare un bottone. Quindi la sospensione è completamente indipendente, quindi le unità di potenza e di controllo sono tutte contenute all'interno del supporto e quindi non c'è nessuna interferenza, diciamo, con quello che è la tecnica del veicolo. Parliamo appunto di questo supporto, che è il supporto Eden. Questo è più completo, diciamo, perché è un supporto ammortizzato che consente anche di effettuare l'inclinazione del paziente nelle varie posizioni, shock, anti-shock, trandello, volante, trandello, seconda, come viene chiamato, e viene usato per trasporti, tutti i tipi di trasporto, dai trasporti d'emergenza, d'urgenza, trasporti neonatali, politraumatizzati, lunghi trasferimenti. Questo è il sistema. È un sistema che appunto ha la possibilità di avere una traslazione laterale per poter guadagnare spazio dentro un veicolo, la portata ne abbiamo già parlato, abbiamo dei comandi ergonomici che consentono un facile caricamento e scaricamento del paziente, della barella. Abbiamo degli spigoli, diciamo, che fatti per evitare infortuni agli occupanti del veicolo durante la marcia.
un pannello di comando estremamente semplice e intuitivo per azionare tutti i vari comandi. Tutti i nostri sistemi sono testati con dei crash test dinamici che arrivano fino a 20G, quindi questo riguarda quello che si diceva precedentemente con l'amico che appunto è importante perché in caso di impatto questa condizione deve essere garantita. Noi arriviamo fino a 20G nel senso fronte marcia, retromarcia e 10G in tutte le altre direzioni. Diciamo che la norma si ferma a 10G. I 20G noi li abbiamo fatti su alcuni modelli, incluso questo, che c'è la versione sia 10 che 20, perché in certi mercati invece vengono richiesti per una questione locale una resistenza superiore. Ecco, noi stiamo parlando di trasporto neonatale, trasporto pediatrico neonatale, quindi parliamo che stiamo viaggiando su dei furgoni trasformati in ambulanze, quindi sono molto più belli, molto più allestiti, con mobiletti, luci, tutte queste cose, però noi parliamo adesso anche di comfort, quindi dobbiamo pensare al comfort. Ci sono alcuni esempi di nostre applicazioni su ambulanze. Questa qui è l'ambulanza del Sarasota Memorial Hospital che adotta un nostro sistema. Per questa è una fotografia comparsa su una rivista medica di emergenza americana del 96. Questa è una delle applicazioni fatte oltre 20 anni fa. E qui c'è un articolo proprio che parla dei benefici che sono stati riscontrati durante il trasporto di pazienti critici. Questo sono l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze che per statuto diciamo tutti i trasporti neonatali li fa eseguire con ambulanze dotate di supporti ammortizzati esterni. Diciamo che loro non hanno ambulanze proprie, però utilizzano, sono in convenzione con associazioni che però devono garantire il possesso di queste attrezzature. Questo qui è l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove abbiamo fornito direttamente noi questi i nostri supporti ammortizzati e con i quali poi ci è stato dato anche un riscontro. Questo è un altro ospedale pediatrico Mangiagalli, anche lui esegue trasporti con i nostri sistemi ammortizzati, ma questo per dire che ognuno di questi diciamo, ospedali continua a utilizzare questo sistema perché effettivamente ha riscontrato sul campo degli effetti estremamente positivi. Questo qui è Gaslini, è l'ospedale pediatrico Gaslini, che anche lui utilizza i nostri sistemi. Ecco, questo è un feedback dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù col quale stiamo pianificando di organizzare anche un lavoro di studio e di ricerca per migliorare, perché il nostro scopo è quello di cercare di migliorare sempre e di vedere cosa potremmo fare di più per ottimizzare la condizione del trasporto in ambulanza sia neonatale che anche di persone adulte, ma in questo caso neonatale forse uno dei più critici. Quindi queste sono la loro risposta. Dicono: gli operatori addetti al trasporto hanno rilevato una sostanziale riduzione delle sollecitazioni a carico dei neonati e quindi una maggiore stabilità degli stessi all'interno dell'incubatrice, oltre che una migliore tenuta di dispositivi per la ventilazione assistita, quali tubo endotracheale e interfaccia CPAP. Appunto, una scossone durante il trasporto può comportare lo spostamento del tubo, dell'intubazione, anche di un centimetro può creare grossi problemi all'interno all'interno di un atto. Però abbiamo chiesto anche all'ospedale del Bambino Gesù, dico, l'abbiamo chiesto a loro, ma avremmo potuto chiederle a chiunque altro, quali sono comunque gli aspetti critici che comunque riscontrano in questo trasporto neonatale. Ecco, hanno lamentato una criticità nel processo di carico e scarico dell'incubatrice. Come abbiamo visto anche prima nel filmato che ci ha fatto vedere
e un collega, sono dispositivi molto pesanti, utilizzano delle barelle autocaricanti che però devono richiedere un'estrema attenzione perché non sempre funzionano come dovrebbero, soprattutto quando sono molto caricate. E quindi c'è bisogno di avere più persone intorno a questa barella con incubatrice in fase di caricamento, perché se non si dovesse aprirsi bene una gamba in fase di scaricamento o se non si dovesse fare bene l'operazione, si rischia di creare dei danni gravissimi al sistema. Ecco che allora noi abbiamo pensato una soluzione, abbiamo messo in studio una soluzione che dopo qualche anno di test e di ricerche ha dato vita al nuovo prodotto. Il nuovo prodotto si chiama Sherpa. Sherpa è molto intuitivo, nel senso che Sherpa sono quelli che portano i pesi ai turisti che vanno sull'Himalaya, agli alpinisti che vanno sull'Himalaya. In questo caso è un sistema che racchiude tutto un insieme di concetti molto importanti. Allora, il sistema deve poter essere installato su tutti i supporti barella circolanti. Considerate che noi abbiamo decine di migliaia di prodotti circolanti. Solo nel mercato francese, dove vengono utilizzati dai vigili del fuoco francese come base su tutte le loro ambulanze, avremo circa 6 o 7 mila sistemi circolanti con un consumo di circa 1 miliardo all'anno. Quindi questa esigenza è un'esigenza diffusa a livello globale. Allora, questo sistema deve potersi adattare a tutti i tipi di barella, perché se cominciamo a fare un sistema che funziona solo con una barella, ovviamente saremmo stati molto limitativi. Seconda cosa, deve essere un sistema che funziona sempre, e se non dovesse funzionare, si carica la barella come si è sempre caricata da 20 anni a questa parte. Quindi funziona con una sorta di cinghia, però questo sistema è abbinato ad un sistema tecnologico, diciamo, di controllo che ne garantisce la sicurezza e il funzionamento in tutti i suoi aspetti. Quindi un altro aspetto importante è stato dato dall'ergonomia, quindi come vedete dai disegni qua, cioè il dispositivo si trova in testa alla barella e consente comunque al medico, di allargando le gambe, di non perdere spazio tra la seduta e la testa del paziente, in modo che non viene modificata, diciamo, l'ergonomia posizione di lavoro del medico. Vediamo un attimo, soluzione semplice. Ecco, questo qui è l'applicazione. Voi vedete che in testa alla barella c'è questo sistema. Poi, ecco, tra l'altro questo sistema l'abbiamo installato sia nello STEP che su un'ambulanza che lo utilizza. Abbiamo un paio di ambulanze, diciamo, disponibili per fare delle dimostrazioni sia del sistema ammortizzato che del sistema di caricamento. Allora, un aspetto importante di questo sistema è che garantisce la sicurezza per l'operatore e riduce il rischio di infortuni. Cosa vuol dire? Che quando noi, soprattutto in fase di scaricamento, quando la barella esce dal piano, se non siamo certi che si sia agganciata, si è aperta bene la gamba anteriore della barella, questa può cadere. In questo caso rimane agganciata alla cinghia, nel caso in cui non dovesse aprirsi la gamba, la cinghia comunque è una sicurezza che impedisce la caduta della barella a terra. Quindi un altro sistema di sicurezza contenuto in questo dispositivo è il sistema SUS, che praticamente Safe Unload System. Se in fase di scaricamento c'è un ostacolo che blocca la barella, il motore ferma lo srotolamento della cinghia. Questo vuol dire che un operatore potrebbe continuare a fare l'operazione di discesa, la barella bloccata, la cinghia si srotola, poi l'impedimento
viene levato improvvisamente e la barella può piombare improvvisamente perché la cinghia è tutta srotolata. In questo modo la cinghia deve sempre rimanere con un minimo di tensione per funzionare, altrimenti non va. Ecco, questa è un'altra immagine del sistema con la cinghia che tira. È compatibile con ogni barella, come dicevo prima, facile da installazione su prodotti già in servizio, è disponibile per tutti i modelli, sì, per tutti i modelli di barella, compatibile con ogni barella e per ogni supporto barella. Ecco, questo è un breve filmato che vi fa vedere quanto c'è. Penso che siamo arrivati in fondo. Sì. Che vengono poi utilizzati nell'ambito domestico come gli aspirapolveri che girano per casa da soli o i tosaerba, impianti radar che ora vengono utilizzati anche nelle vetture per la guida autonoma, il sistema BS che una volta era una cosa riservata solo agli aeroplani, questa è stata la prima vettura su cui è stato impiantato un sistema BS, era una Jaguar. E ora c'è anche sulle utilitarie, quindi questo è un pochino, ecco, quindi anche noi abbiamo cercato di adeguarci ai tempi e quindi di dare un sistema che al momento sembra il più efficace e il più sicuro possibile. E anche diciamo, la parte economica, perché abbiamo cercato di fare qualche cosa che non stravolgesse le finanze degli clienti e comunque non comportasse anche l'obbligo di cambiare supporto, di fare altre cose. Quindi questo è un discorso
che è molto 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 versatile. Ecco, qui potete vedere il sistema del supporto con sistema di caricamento e quindi riduzione delle sollecitazioni, carico e scarico controllati e sicuri, quindi vantaggi per gli operatori, ridotto a zero il rischio per le cadute accidentali, ridotto a zero lo sforzo durante l'operazione di carico. Immaginate qui, immagina qui la tua barella, questa è la. Ecco, l'ultima cosa, che vi sarà dato all'uscita l'informazione riguardo a un convegno che ci sarà a Parma il 1° dicembre sul trasporto neonatale, quindi dove porteremo dei relatori importanti che sono il direttore del SAMU di Madrid, il direttore del Ministero della Sanità, del trasporto in ambulanza ungherese, che ha 200 ambulanze dotate di sistemi ammortizzati, così pure Madrid. Ci saranno l'ospedale Bambino Gesù di Roma e altri ancora, quindi sarà un evento che darà diritto dei crediti formativi e quindi vi sarà dato poi l'invito, diciamo, un segreto all'uscita quando vedete i crediti. Grazie a tutti.